Batman. Jim Gordon. Credevano di controllare questa città. Non è mai stato così. E voi? Non avete speranza. Perché loro osservano sempre. Ascoltano sempre. Manovrano tutti quanti. Me. Voi. Ma non farne il nome. Nemmeno a mezza voce. La corte dei gufi è un mito. Stanno ascoltando. Sappiate che non tornerete indietro. Allora, io sono un player, esattamente come te, amico, che stai vedendo questo video in questo preciso momento. E quando vedo questi traileroni, come ti ho già detto tante volte, cioè, come te, ne voglio ancora, non sono mai sazio. Insomma, Gotham Knight è un titolo importante. Insomma, questi sviluppatori ci hanno dato modo negli anni di giocare a bellissimi titoli di Batman. E questo, una nuova ambientazione, un nuovo gameplay, next gen, tante cose, la corte dei gufi, ok, un nemico potentissimo nel mondo della DC e appunto di Batman, che arriva con questo trailer, con questa grafica. E appunto, come ti dicevo, ne voglio ancora. Ma io cosa ti ho abituato in queste settimane? Ti ho abituato che nei trailer c'è qualcosa di più. Se noi andiamo a scavare a fondo, se noi ci blocchiamo in alcune immagini, scopriremo che sotto ci sono indizi. Indizi sul gameplay, indizi sulla storia, indizi in che universo o metaverso ci troviamo. E poi andiamo a fare delle ipotesi. Delle ipotesi che, come vedremo, poi mollichella danno vita a delle teorie che non sono così tanto strampalate. Questo è davvero un nuovo video, ok? Che, come avete visto, di settimana in settimana ci sta regalando, per titoli meravigliosi, sempre delle news belle, fresche, interessanti. Insomma, porca miseria, mi sta piacendo un botto. E dovevo farlo anche su Gotham Knight, perché io, per l'uomo con l'uccello, ne sono innamorato. Calma. Ok? So che suona male questa frase che ho appena detto, fai finta di non averla sentita, andiamo a vedere un po' nel dettaglio, un po' più dentro, nel dettaglio, questo Gotham Knight trailer, La Corte dei Gufi. Benvenuto. Bon, e voglio partire essenzialmente dicendo una banalità, ma è già più di un anno che sappiamo di questo videogioco, sono già usciti diversi trailer, ok? Ma senza ombra di dubbio dovete comprendere una cosa: quello che abbiamo vissuto nell'universo Arkham, ok? Quel Batman, quella Barbara Gordon, che è questa, l'ex Batgirl, tutto quello che abbiamo fatto appunto in quei tre capitoli, in questo sono completamente, totalmente annullato. Perché appunto esistono vari universi paralleli con il tempo, il mondo di Batman, il mondo della DC,
è diventato... ci sono stati dei momenti in cui Batman è stato più oscuro, nella quale ha perso più o meno Robin, nella quale Barbara Gordon, come state vedendo in questo preciso momento, viene colpita alla schiena dal Joker, mentre in altri no, ok? O dove anche Cobblepot è rappresentato in una determinata maniera più che in un'altra, come andremo a vedere fra qualche secondo. Morale della favola? Niente, volevo semplicemente partire dicendo un'ovvietà. Non vi aspettate che ci siano dei riferimenti al mondo Arkham, ok? Non a quello che è successo, non ai suoi nemici, eccetera, eccetera, eccetera. Si tratta di un capitolo completamente nuovo. Un capitolo che potrebbe non finire qui. Il perché lo vediamo un pochetto più avanti. Il perché, secondo me, non sarà proprio così conclusivo. E iniziamo con questa immagine che ha messo un po' di pepe nel fondoschiena di alcuni che si divertono appunto a trovare queste teorie nei trailer che vediamo a destra e a sinistra. Alcuni pensano che appunto questa, che indubbiamente è Batgirl, in qualche modo sia stata acciuffata e adesso sia sotto il controllo appunto della corte dei gufi. Noi sappiamo una cosa per certo: la corte dei gufi è una società a Gotham potentissima, composta da nobili con delle risorse illimitate, potenziali illimitati, tecnologie illimitate, che controlla la città. E appunto lo stesso Batman oppure gli stessi Wayne non ne facevano parte, e nel corso dell'intera degli interi fumetti, come vedremo, di questo mondo, la corte dei gufi è stata un po' spezzata, magari si è un attimino ritirata, ma non è mai stata sconfitta del tutto, ed è appunto questo indubbiamente una cosa che fa pensare che questo sia un preludio, un inizio, come lo è stato ad esempio Arkham, che poi col Joker, avete visto, la situazione andava avanti, crescendo, cambiava, e quindi perché no? Perché non pensarla anche in questi termini? E poi c'è un altro indizio che arriverà poco ma sicuro. Ma appunto alcune persone hanno iniziato a pensare che la stessa Batgirl sia stata in qualche modo forzata a seguire quello che è successo. Noi sappiamo una cosa per certo: in questo universo Batman non c'è più. Non c'è, ok? Neanche Jim Gordon non c'è. E cacchio, sono finiti. Tutto sarà nell'arco di una notte. Tutto sarà un grande piano, indubbiamente, architettato da Batman e da Jim. Ma senza ombra di dubbio ci sono state delle storie dove appunto Batman viene battuto dalla corte dei gufi e molte volte viene appunto salvato dai suoi alleati. Stessa cosa succede inverso, e cioè che la corte dei gufi si impossessi, per questioni mentali, controllo, chip, droghe, eccetera, eccetera, anche di alleati di Batman. Sarà questo il caso? Non sarà questo il caso? C'è un'altra voce, e cioè che probabilmente, come andremo a vedere in un prossimo punto, all'interno di determinate aree di gioco noi dovremmo indossare questa maschera, e questa maschera dovrebbe rivelare in qualche modo degli indizi, puzzle ambientali e come muoversi all'interno dei labirinti appunto della corte dei gufi. Quale sarà la teoria più giusta? Amici, secondo me una pesa più dell'altra e ve lo spiegherò nel prossimo punto. Come vi dicevo, la corte dei gufi è una società segreta e controlla Gotham dall'inizio alla fine. Noi sappiamo una cosa per certo, che indubbiamente questo mondo sarà grande come un mondo Arkham, ok? Quindi grande, esplorativo, abbiamo già visto Batgirl affrontare nemici oppure girovagare per la città con la moto, quindi poco ma sicuro sarà enorme, mastodontica, e probabilmente all'interno di questa città ci saranno tanti nascondigli, magari dell'enigmista o magari della corte dei gufi, come in questo caso. È molto probabile che quello che stiamo vedendo in questo preciso momento sia una porta per una specie di, chiamiamolo, dungeon, ok, della corte dei gufi, e quindi appunto vedendo l'immagine di prima è improbabile pensare che Batgirl faccia la doppia
doppia giochista in questo senso, ma bensì che la maschera possa essere utilizzata per appunto arrivare, scovare gli indizi e poi appunto cercare di risolverli all'interno di questi dungeon. Dicevo, secondo me questa è una teoria che pesa molto di più, che in qualche modo mi ricorda la visione, ok, di Batman e del suo scan, e che indubbiamente mi fa anche pensare, bene, perfetto, se io avessi in controllo solamente di Robin, Batgirl e pochi altri, quali gadget avrei a disposizione? Sì, insomma, quello scan che aveva negli occhi Batman per gli indizi, per trovare, per vedere le pareti, per capire dove andare, eccetera, eccetera, è utilissimo. Quindi, come ci muoviamo? Le meccaniche devono essere più o meno circa meno quelle, magari sono state rinnovate un po', ma nel complesso un po' di anima deve essere rimasto, ok? Quale metodo migliore se non utilizzare determinati tipi di maschere per appunto infiltrarci a diversi livelli per appunto raggiungere poi alla fine la corte dei gufi? Ecco spiegata appunto quel piccolo pezzettino di trailer. Ed ora arriviamo a lui, che anche se non ha un aspetto che noi abbiamo visto e vissuto all'interno di ben quei capitoli Arkham che appunto hanno fatto la storia di Batman nel mondo dei videogiochi, indubbiamente avete capito che stiamo parlando di Pinguino. Ripeto, è leggermente rivisitato, rivisto da quello che conoscevamo, ma ribadisco quello che stavamo dicendo all'inizio. L'universo è differente, il Pinguino che conoscevamo era più mal ridotto per via dell'occhio, per via della faccia, eccetera, eccetera. Questo è molto più composto, quasi potremmo definirlo normale, ok? Un uomo in affari quasi di bell'aspetto, tralasciamo quel che è. Ma c'è una cosa da dire. In questo preciso momento il nostro Pinguino parla con Nightwing. E che cosa gli viene detto? Beh, gli viene detto che la corte dei gufi anche per lui è un grande mistero. Lui che controlla tutte le armi e le droghe in Gotham è un mistero. È un mistero per lui, è un mistero per la polizia, è un mistero per Bruce Wayne, è un mistero per Batman. Insomma, questa corte dei gufi tiene per le palle un bel po' di personcine. Morale della favola, sembra che dovremmo interagire con Cobblepot un bel po'. Probabilmente sarà lui a offrirci dei gadget molto particolari e non più la Batcaverna. Non abbiamo neanche visto Alfred. Non sappiamo se appunto questi vari gadget che hanno sempre dotato Batman di enorme potenza di fuoco siano presenti anche qui. Sono i tre pivellini, sono i tre allievi di Batman. Da qualche parte devono appoggiarci, per cui la famosa frase "il nemico del mio nemico è mio alleato" molto probabilmente qui si sposa molto 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 bene. Sarà il Pinguino a guidarci, sarà il Pinguino dove faremo un attimino quello scambio, quel power up per appunto upgradare il nostro personaggio, dato che, ribadisco, qualche meccanica dei vecchi Arkham deve essere per forza rimasta all'interno di questo videogioco. Tante cose, ragazzi, potrebbe essere. Una cosa importante, tra tutti i nemici, Cobblepot, più che il Joker, sarà importante, centrale in questo nuovo Gotham Knight. Bene, ora se siete amanti dell'universo dell'uomo con l'uccello, sicuramente avrete riconosciuto nei trailer tantissimi, tantissimi Talon. I Talon non sono altro che i soldati, se così possiamo definirli, della corte dei gufi. Essi sono uomini controllati, bestie, mummie, Frankenstein. Nel corso del tempo i Talon hanno avuto diverse forze e sembianze. Allo stesso tempo la corte dei gufi non si fa scrupolo nell'utilizzare un marmocchietto e tirarlo su bene e mandarlo nella tana delle tigri, come appunto il famoso Tiger Man, addestrarlo e farlo diventare un vero killer. Esiste, poco ma sicuro, la Lega degli Assassini, ok? Per cui altri luoghi dove allenare persone per diventare dei super guerrieri c'è, ma abbiamo visto degli enormi incubatrici, sappiamo che i Talon molte volte sono delle specie di mummie, ok? Persone con dei chip controllati, senza emozioni, che vanno avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa è certa, quello che vi volevo far comprendere è che
ci saranno nemici diversi, di diversa fattezza, come appunto succedeva nei vecchi Batman. Quelli più robusti, quelli da affrontare in determinati tipi di situazioni, quelli dotati di, in questo caso abbiamo una mazza e uno scudo, altri dotati di artigli, altri dotati di armi da fuoco, altri resistenti a diversi tipi di combo, altri resistenti allo stealth, altri che potranno vedervi nel buio. Insomma, ribadisco, di meccaniche di gioco ancora non ne abbiamo viste tante. Quello che abbiamo visto però è che ce lo ricorda molto Gotham Knight con i vecchi Arkham. L'anima c'è. Chi erano i nostri nemici? Ragazzi, non ci sono più il Pinguino, il Joker, Due Facce, Harvey Dent e chi più ne ha più ne metta. No, c'è la corda dei Goofy. E chi sono i soldati della corda dei Goofy? I Talon. Ma tra tutti i Talon si erge il The Talon, appunto il The Talon come il Talon, espresso come il migliore della sua razza. Ragazzi, questo è un personaggio fondamentale. Ribadisco, per creare un bel videogioco su questi universi fumettistici della DC, della Marvel, che più ne ha più ne metta, stiamo iniziando a entrare in quell'universo dove i player, se sbagli qualcosa, se scazzi qualcosa, si incavolano, soprattutto i fanboy. E io sono un po' fanboy e indubbiamente i The Talon sono sempre stati quei personaggi... insomma, cardine, avevano un loro modo di fare, un loro modo di comportarsi, erano anche dei guerrieri eccezionali, quasi allo stesso livello del Batman nell'1v1, erano davvero eccezionali. E poi alcuni erano più forti, altri avevano sono stati battuti, altri erano controllati, altri erano avevano forti connessioni, ok, erano proprio guerrieri invece che mummie controllate dalla corte dei Goofy, eccetera eccetera. Ma una cosa mi piace pensare: il The Talon, per quante volte Batman l'abbia affrontato, non è mai stato sconfitto, ok? Quindi anche questo potrebbe avere un sistema come il Nemesis, come il gioco di The Resident Evil. Lo si vede molte volte, in una affronta Batgirl, nell'altra affronta Robin, nell'altra affronta Deathstroke. Insomma, ce n'è, e lui è lì, lui è allo stesso livello appunto del Batman. Che dire, come reagirà? Sarà la chiave nella quale poi girerà una parte della storia? Ribadisco, non è semplicemente il The Talon, è il The Talon è scritto come personaggio e tra l'altro molto fedele a quello che ho letto nei fumetti. Ultimo ma non ultimo, vi faccio notare un'ultima immagine che mi mette di dubbi assillanti e di teorie, non ne ho viste più di tante. Questa immagine, ora guardate con attenzione gli schermi, vedete qualcosa di particolare? Vedete tante immagini con appunto la corte dei Goofy, ma quella posizione, questi super computer, non vi ricordano qualcosa di molto particolare di questo universo di Batman? Esatto, la Batcaverna. Ma attenzione, la Batcaverna in sé per sé, a parte i quattro pischielli, i quattro personaggi di questo Gotham Knight, era appunto la caverna dove Batman e il suo buon Alfred parlavano, analizzavano, ok? E studiavano il nemico. Però attenzione, chi è sto vecchietto messo lì su questa poltrona? Esistono degli universi nella quale Batman si viene rappresentato così, come un vecchio cupo che magari non fa più il Batman, ma è sempre lì guardingo, che guarda e analizza che cosa appunto, e poi arriverà il suo successore, e viene appunto rappresentato così in una Batcaverna molto scura, lui cupo, grigio, su questa poltrona enorme. Ma adesso la domanda: se questo è davvero Bruce Wayne, che cosa stiamo vedendo? Perché è vecchio in questo preciso momento? Insomma, dal punto di vista narrativo, mi viene difficile pensare che quella Barbara Gordon e questo Batman siano della stessa linea temporale, ok? Quella Barbara Gordon, così agile e scattante,
beh, ha avuto come mentore Batman, che appunto era agile scattante a sua volta, e non è stato un insegnamento da nonno molto giovane. Per cui, chi è? È davvero Bruce Wayne? Ma perché stiamo vedendo qualcosa di espresso così sul lungo periodo? Oppure mi sbaglio? E Alfred? Ma allora, Alfred, perché sta vedendo appunto questa corte dei gufi, eccetera, eccetera? Lui ha delle direttive, Alfred ha il suo modo di fare, non è mai stato così... Non si è mai data questa espressione ad Alfred di un vecchio dietro la poltrona e dietro i PC. Sì, se ne intendeva, ma non così tanto, ok? Per cui tiriamo via Alfred, questo è Bruce Wayne, poco ma sicuro. La vera domanda è: perché vecchio? Che cosa sto guardando in questa cavolosissima immagine? Il mondo in cui la corte dei gufi emerge al mondo e si fa scoprire? E se sì, perché così sul futuro? È un sogno? Avremo dei flashback? Oppure... che cavolo ne so? Spazio-tempo? Ragazzi, tutto è aperto. Questa immagine davvero mi manda in pappa il cervello. Non ne capisco assolutissimamente niente, ma mi fa davvero molto piacere perché... E mi fa comprendere che di questo titolo che abbiamo detto ma le meccaniche sono quelle, ma la Batgirl è questo e quell'altro, insomma avevamo già iniziato a snocciolarlo un bel po', ok, e di indizi ne abbiamo a iosa, questo invece manda in fumo molte delle nostre teorie. Amici, sono davvero felicissimo di fare con voi questi video, perché poi io stesso adesso stasera non riuscirò a dormire e mi chiederò ma che cavolo voleva dire. Mi aspetto un prossimo trailer e se voi volete appunto scoprire dei dettagli nuovi ulteriori su videogiochi e Gotham Knight anche che usciranno in futuro, io vi aspetto qui sempre su Top of Gaming. Ehi, mi raccomando, non perdeteveli, vi basta un like e un'iscrizione. Mi raccomando, alla prossimo video. Ciao!